Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a vedere quali saranno le novità del marchio Rockrider per questo 2022. E ti consiglio di rimanere fino alla fine di questo video per sentire tutti gli spoiler che ci saranno. Solo se arriverai fino alla fine capirai il perché. Guardiamo subito la divisione che verrà cambiata. Attualmente troviamo le mountain bike, quelle più da principiante, le sport trail, marchiate con la scritta ST. Il cambiamento che ci sarà in questo caso sarà dalla scritta ST alla scritta Explore. Tutti i modelli da cross country attualmente rimarchiati con la scritta XC li troveremo tutti con la scritta Race. Ho già parlato di tutti questi modelli in modo molto dettagliato in un altro video, appena erano state presentate le biciclette, che vi consiglio di andare a rivedere. E invece i modelli da All Mountain, rimarchiati con la scritta AM, saranno rimarchiati con la scritta Feel. E quindi troveremo tutti i modelli Rockrider con la scritta Explore, Race e Feel. Ovviamente sono andati a cambiare i nomi, ma ci saranno anche dei modelli nuovi, ci saranno grandi novità in tutte queste tipologie di biciclette e non solo. Andiamo subito a vedere cosa è uscito fuori nella gamma Explore, ovvero la vecchia ST. Biciclette molto comode, quelle da sport trail attualmente, adatte al 90% degli utilizzatori che vogliono uscire in bicicletta e non hanno grandi esigenze. Le troviamo quasi tutte adesso con le ruote da 27,5 pollici, con tanti modelli quelli più vecchi, con due corone anteriori o addirittura tre, e 7, 8, 9, 10 rapporti posteriore, e i modelli più nuovi usciti in questo 2021 e 2020 con il monocorona. Quello che si è intuito è che i modelli che usciranno in questa stagione, principalmente tra metà e fine di questo anno, saranno con le ruote da 29 pollici con il monocorona. I modelli che quindi saranno cambiati, si intuisce che saranno la 540, che tuttora la troviamo con ovviamente le ruote da 27,5. Due corone anteriori, è vero, l'anno scorso è uscito anche il modello con il monocorona anteriore e 9 rapporti posteriori, ma in questo caso la troviamo molto simile alla 530 che troviamo in catalogo, appena a 50 euro in meno rispetto alla 540 con il monocorona. Quindi questo ci fa intuire che molto probabilmente questo modello sarà con le ruote da 29 e un monocorona anteriore. Stessa cosa per avrà sicuramente un cambiamento e si può intuire che anche lei avrà ruote da 29 e un monocorona anteriore. Normalmente quando vanno a cambiare questi modelli di biciclette, i prezzi rimangono molto simili e può capitare che si alza di qualche euro il prezzo, ma attualmente non si sa ancora molto e più avanti, appena saranno disponibili ufficialmente, ne andremo a parlare più dettagliatamente. Per tutta la gamma Feel, ovvero l'All Mountain, che non vedo l'ora di andare a provare una di queste biciclette che troviamo nel catalogo Decathlon, non si sa ancora molto. L'anno scorso è uscito il modello AM100 che ha incuriosito molti, visto il prezzo che era molto basso, vista la componentistica che aveva e altro, purtroppo non si sa ancora e in questo caso lo andremo a vedere appena sarà tutto ufficiale. L'unica cosa che si riesce a sapere fino adesso è il cambio di nome. E ora andiamo a vedere la parte, quella che ci interessa di più, ovvero tutta la gamma Race e non solo. Come vi avevo già anticipato nel vecchio video, dove siamo andati a vedere tutti i modelli che erano stati presentati alla Roc d'Azur e prima in Spagna, ci sarà un cambio drastico dei telai, soprattutto il modello Front. Ci sarà il modello 900 che potrà essere equipaggiato in diverse alternative, ovvero con ruote in carbonio o ruote in alluminio e cambio meccanico, cambio elettronico wireless, telaio che è cambiato completamente rispetto a quello dell'XC900 che troviamo adesso. Anche in questo caso sono molto curioso di vederla dal vivo,
questa bicicletta e spero di poterla provare al più presto. Come avevo anticipato già nel vecchio video, per la linea 900 il prezzo partirà da 2200 euro con la versione più basica, per andare poi ai 2600 euro per la versione intermedia e a superare i 3200 euro per la versione migliore. E ovviamente c'è anche quel modello che avete già visto in quel video in colorazione nera con i dettagli oro, veramente molto bello, dal prezzo appetibile perché si parla di 4000 euro, equipaggiata con un SRAM XX1 wireless, colorazione gold, ruote Reynolds in carbonio, freni Dominion, manubrio in carbonio e molto altro, che se stavate cercando una bicicletta molto performante ma comunque economica rispetto a tutto il resto che trovate nel mercato, questa è quello che fa per voi e vi consiglio di andarla ad acquistare appena sarà disponibile, perché sarà un modello limitato in poche quantità e, come abbiamo già visto in tutte le vecchie edizioni limitate che sono state fatte, dureranno veramente pochi minuti prima che andranno sold out, quindi vi conviene stare sintonizzati e non perdervela. Altro modello front molto interessante sarà la Race 740, sarà un modello tra una via di mezzo dell'XC 500 che troviamo attualmente e ci sarà anche tutta questa stagione e molto probabilmente anche nella prossima, modello in alluminio, equipaggiato molto bene, e se volete approfondire anche questo modello ovviamente trovate a fine di questo video la sua recensione. In questo caso la 740 sarà un modello più economico in carbonio, con un telaio fatto leggermente diverso della 900, con qualche componente leggermente diverso tipo le ruote e la forcella, che consentono comunque di avere un prezzo molto competitivo perché sarà il prezzo di 1800 euro, per poi trovare anche il nuovo modello di full, ovvero la 900S, che la troveremo disponibile verso la parte finale di stagione. Anche lei la parte anteriore del telaio rimane in questo caso invariata rispetto alla vecchia 900S, cosa importante che è cambiata invece è il carro posteriore, che in questo caso lo troviamo in carbonio, quello posteriore era in alluminio, non è stato fatto un cambio intero di telaio in questo caso per consentire comunque di avere un telaio full in carbonio, perché sennò ci avrebbero messo troppo tempo nel omologare un nuovo tipo di telaio e quindi non sarebbe potuto uscire in questa stagione, ma avremmo dovuto aspettare ulteriore tempo. Anche in questo caso, come la 900 normale, possiamo montarla come preferiamo noi, ovvero abbiamo la possibilità di scegliere le ruote, se le Mavic in alluminio o le Reynolds in carbonio, e il cambio se lo SRAM meccanico o lo SRAM GX wireless. In questo modello molto interessante da dire che ci sarà una forcella anteriore e posteriore RockShox SID e non troveremo il manettino Combo Lock come in tutti gli altri modelli, perché non sono riusciti a studiare un sistema che era performante per questa forcella. Come penso abbiate già notato, è cambiato il font della scritta Rock Rider, che devo dirvi secondo me è molto più bello rispetto a quello vecchio. È stata rinfrescata la scritta, scrivete anche voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate del nuovo font della scritta Rock Rider. E altra cosa molto importante da dire, si è parlato molto di Julie Bresset, ovvero la vincitrice delle Olimpiadi di Londra nel 2013, quando all'età di 23 anni riuscì a vincere l'Olimpiade, che è diventata ambasciatrice Rock Rider. Sono uscite delle foto di Julie Bresset al Between Village, dove li facevano vedere come vengono assemblate le bici, gli hanno fatto vedere un po' di telai, dei caschi che sembrano nuovi, marchiati Rock Rider, diversi rispetto a quelli che troviamo nei negozi e diverso rispetto a quello che mi è arrivato a me in colorazione bianca. E questo cosa potrebbe far intuire? Rock Rider negli ultimi anni ha sempre avuto una squadra di ambassador, il più importante è sempre stato Milton Ramos, corridore che ha comunque vinto diverse gare importanti, che nel 2021 ha iniziato anche a fare e-bike utilizzando la Stilus, e attualmente non si è ancora parlato della sua squadra, ma l'abbiamo visto ancora utilizzare la maglia Rock Rider, quindi anche lui per il 2022 sarà marchiato Rock Rider, e assieme a lui anche Julie Bresset, che però non abbiamo ancora visto vestire la tuta Rock Rider come invece ha fatto lui e gli altri componenti del team. E questo cosa può farci intuire? Io vi consiglio di iscrivervi al canale e accendere la campanellina
perché nei prossimi giorni o nelle prossime settimane potrei darvi qualche ulteriore notizia. E mi raccomando, lasciate un mi piace a questo video se vi è piaciuto e vi è stato utile, e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i contenuti, e tra poco ne usciranno di molto belli. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima!